Allora, per quanto riguarda l'utilizzo della punteggiatura all'interno dei dialoghi e di qualsiasi tipo di libro e di scritto, su Word il consiglio che vi do è quello di utilizzare questo tipo di caratteri che vi mostrerò. Purtroppo anche questo video lo faccio perché non ci sono altri tipi di fonti su internet affidabili, tutorial che spieghino come si fa e quindi mi prendo la responsabilità di farlo io. Allora, stavolta evitiamo di continuare con oggi fa tanto tanto caldo e facciamo qualcosa di diverso. Quindi mi invento una frase di senso compiuto. E la frase di senso compiuto che mi invento è ad esempio Mario dice a Camillo: due punti. Ed ecco il bundle della matassa. Come si fa a creare le famose virgolette che sono presenti nei libri, che si chiamano caporali? E non fate per cortesia questa roba orribile, cioè minore più minore, perché non si può guardare. Le caporali si trovano in simboli e io ce le ho già qua. Voi dovete cercarle in altri simboli se non lo usate e cliccate su questo tipo di caporale. Scrivete il discorso, dice Mario, dice Camilla, fa tanto caldo. Fatto questo, ovviamente dovete riclicare su simbolo e utilizzare la caporale. Sì, è una procedura un po' noiosa, direi che ci sia anche il tasto rapido, anche se non lo so, a dire il vero, right point, no, questo spiega che cos'è. Forse c'è un tasto rapido, forse lo sapete anche impostare, comunque sia la procedura base è questa. Se invece volete utilizzare la E accentata, non scrivete questo errore orribile, cioè E apostrofo, ma anche qua andate sui simboli e cercate la E accentata. Mario, questa qua è la E giusta. Se poi volete, siete molto pigri, vi basterà dare un a capo, mettere la E minuscola e appena darete lo spazio lui la trasformerà automaticamente in maiuscola. Se però darete la capo con lo shift e scriverete la E, non ve la trasformerà in maiuscola. Quindi state attenti anche a questa cosa. E poi che cosa possiamo dire? Per quanto riguarda proprio la punteggiatura all'interno dei dialoghi, diciamo che non c'è una vera e propria canonizzazione rispetto all'utilizzo della punteggiatura per quanto riguarda anche i discorsi diretti e indiretti, perché le case editrici diciamo che utilizzano sempre lo stesso stile, che però è diverso dalle altre. Per esempio, di cosa sto parlando? Fa tanto caldo, ci sono delle case editrici che dopo non mettono il punto. Se qua ci fosse un punto, alcune case editrici lo metterebbero fuori, oppure metterebbero degli spazi, delle virgole. Insomma, io utilizzo il metodo che secondo me è più semplice, cioè quello utilizzato dalla Mondadori, quindi una punteggiatura veramente lineare e semplice che hanno in tutti i loro libri. Quindi Mario dice a Camilla: fa tanto caldo, punto, senza alcun tipo di punteggiatura fuori, e i dialoghi appunto li scrivo così. Se poi c'è un punto esclamativo, vale come un punto, diciamo, che fa concludere la frase, quindi non c'è bisogno di un punto esterno. I due punti vanno sempre qui quando si inizia un discorso diretto. Se c'è un discorso indiretto, ovviamente il punto va alla fine della frase. Comunque questo è il tipo di punteggiatura corretto per quanto riguarda i libri. Ci ho studiato parecchio sui dialoghi, tantissimo, tantissimo tempo. Se vogliamo fare un tipo di dialogo un po' più complesso, ad esempio, sto pensando, arrivo, Mario dice a Camilla. Giusto. Questo mi è venuto in mente. Fa tanto caldo, che è l'altro tipo di inizio di un discorso. Oh, ecco. Virgola. Mario
disse a Camilla. Caldis, uffa. Begli allarmi, eh? Caldissimo, punto esclamativo. Ecco, questo è un tipo di discorso dove abbiamo un inciso, si chiama inciso, e per il quale è necessario, siccome appunto il discorso continua, porre una virgola dopo il primo fa tanto caldo, porre una virgola dopo l'inciso, aprire una seconda caporale e scrivere l'ultima parte del discorso con eventualmente un punto esclamativo, punto interrogativo, punto, e finisce qua, poi inizia una nuova frase. Questo qua appunto è l'inciso, però volendo fare un tipo di discorso simile con una struttura più semplice, quindi ad esempio fa tanto caldo, disse Mario, e per quanto riguarda questo tipo di punteggiatura è assolutamente corretto, è utilizzato appunto dalla Mondadori, direi che sia una casa editrice affidabile, però ci sono delle case editrici che comunque pongono una virgola prima della caporale e altre la mettono dopo, ma è assolutamente superflua, secondo me appesantisce molto la lettura del libro stesso e quindi il consiglio che vi do è di utilizzare appunto una punteggiatura lineare semplice, quindi mettere semplicemente fa tanto caldo, disse Mario, o in generale qualsiasi verbo ci sia, propose, constatò, che ne so, insomma, non mettere dopo la caporale alcun segno di punteggiatura. E se però mettete un punto qui è assolutamente, ok, grazie. Se mettete un punto qua è assolutamente scorretto, non va bene. E se lo fate dovete mettere una maiuscola qua. Fa tanto caldo, punto, disse Mario, punto, molto pesante, eh? Non è scorretto, però è orribile da vedere. Quindi, discorso diretto semplicissimo, discorso diretto, fra virgolette, indiretto, non so come si chiami in realtà nello specifico, inciso. Ecco, questi sono i tre tipi di punteggiatura più importanti per quanto riguarda i libri che vengono appunto spesso sbagliati. Ovviamente sugli acapi qua non sta accadendo ciò perché io mi sono tolto da quello che io avevo selezionato, perché io avevo selezionato fino a qui e ovviamente questo tipo di punteggiatura non fa parte di questo per quanto riguarda tutti i segni di interpunzione, scusate, di acapi e robe varie. Quindi questa non è la struttura di un libro, stavo facendo un discorso diverso rispetto al precedente video. E questo è quanto, per qualsiasi dubbio o domanda potete scrivermi e vi risponderò. Ciao ciao!